l'affermarsi della borghesia, che c'è una frase che andrebbe più fama, cioè meriterebbe più fama di quella del Gattopardo, cioè adesso che abbiamo fatto l'Italia, lui dice, dobbiamo farci gli affari nostri. Ed è questo fine 800, 1890 ed è, insomma, e De Roberto ha raccontato la delusione del Risorgimento. Poi è arrivato Pirandello. Pirandello riprende il discorso nei Vecchi e Giovani, 1905 mi sembra, e racconta i fasci siciliani, la via di altra delusione storica. Il romanzo sembra che racconti sempre una delusione storica. Poi arriva Brancati. Brancati è uno scrittore di una meraviglia, non si legge più, ma e ti racconta il fascismo in chiave di personaggio romanzesco. Col Bell'Antonio ti fa l'uomo più bello di Catania. Mi sembra che lui dica le sue ciglia battevano, cioè ogni volta che battevano le sue ciglia una donna sveniva, più o meno. Era così bello, infatti nel film, poi lo fa Marcello Mastroianni. E in realtà Brancati ha un problema che è impotente, ma lui sta parlando non tanto del problema del personaggio, ma sta parlando di un problema di tutto un popolo che era diventato impotente rispetto alla dittatura e non sapeva più come fare, e di questi invece questo culto della virilità che è proprio retoricamente il difetto italiano più diffuso e più antico anche, che sia anche quello, che viene messo in farsa, appunto, parodia della storia, parodia del vizio nazionale E Brancati, poi dopo Brancati abbiamo Sciascia, Consolo, Buffa.